Salve, ministro Anzolina ha detto che abbiamo risolto i problemi delle scuole, metteremo i banchi con le rotelle. Cazzo servono? Qualcheduno me lo spiegherà. I banchi con le rotelle. Geniale. Dopo i monopattini, sempre due cagate con i pattini, con le rotelle, i banchi con le rotelle dicono serve per il distanziamento del Covid. Ma che cazzo servono che c'hanno le rotelle? Ben meglio prima di tutto, track, uno vicino all'altro. Fenomeni. Poi, l'altra bella pensata, che costano 300 euro l'uno. Ragazzi, ne servono 3 milioni, hanno detto. 300 euro l'uno a 3 milioni di pezzi sono 900 milioni di euro. Considerando che questo cranno con le ruote era nato 2 anni fa o 3 in America, che serviva per la didattica 2.0. Che qualche fenomeno mi spiegherà che cazzo è la didattica 2.0. Io, sulla mia ignoranza, non lo so. Va bene. E questi bei scranini con le ruote costano la bellezza, ordinarne più di 100, costano 30 euro cada uno. In euro sono 25,74. Arrivare a 300, c'è qualcheduno che non è che mangia, si sta abbuffando. Ragazzi, a comprarli tutti in America, perché visto che hanno detto che in Italia non riescono a farli, li dobbiamo comprare all'estero, come i monopattini cinesi, lo compri in America, 27 euro l'uno, è un affarone. No, devo essere pagato 300, perché c'è qualcuno che cazzo deve mettere sulla pancia come la mia, perché 225 euro ogni sgabello ladrati, sono soldoni su 3 milioni di banchi, eh. Fateci un po' voi i conti. Questo, l'Arcuri, io vorrei capire, questo qui è quella che ha detto, ascoltatemi, io questo leggo tali parole che ha detto, Assolina, abbiamo un software che dice quanti metri quadrati ci sono in ogni aula. Assolina, sei insegnante di storia, forse ti ripassi un po' la storia, in Mesopotamia, qualche migliaio di anni fa, l'avevano già inventata sta cosa, si chiama planimetria. Per sapere quanti metri quadrati sono ogni scuola, non bisogna inventare un software che sarà costato una barca di soldi. Ma questi ragazzini che vanno a scuola, sopra dei banchi con le ruote, la prima cosa che fanno, si ribalteranno tutti, perché corri di qua, corri di là, ma chi li tiene fermi? Questi sono banchi fatti per gli handicappati, non per i ragazzini. Ma cioè, i tavolini fissi, ne metti uno da una parte e uno dall'altra, non era già abbastanza? Cazzo, bisogna andare a spendere tutti questi soldi, per chi? Soldi nostri, che non ce n'era bisogno di spendere 900 milioni per comprare dei carrellini che adesso di plastica, che ne sbragheranno come minimo 20 al giorno ogni scuola, perché sono proprio di plastica che bagli a farli. Ma io, la logica in Italia sta proprio scomparendo. Comunque stanno facendo delle minchiate una sopra l'altra, vorranno fare la Torre di Babele con le minchiate, a forza di farle una sopra l'altra, perché qui tutti i giorni ne buttano fuori una roba da mangiare, ma dico io. E poi vorrei capire sti cavolini, fare la didattica 2.0, che serve per fare delle rotonde spiegando in mezzo. Ma questo era per i futuri manager o future gente, ma non per gli scolari. Io non lo so, dico, ma poi mandiamo a scuola, cioè, tra un po' ci metterà a mettere il casco, perché sicuramente c'è qualcuno che si ribalterà, perché il ragazzino non lo può tenere fermo, legato, è vivace per conto suo, si ribalta. Spero di non andarci io a scuola un'altra volta, perché a me non serve un tavolino, a me serve un carro armato, perché non è possibile. Cioè, ma li avete visti sti banchetti qua?
di plastica con delle rotelline piccoline, ma saranno sempre distrutti. Ma basta, 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 perché guarda, questa è stata una, e mi dispiace perché sono 5 stelle. Salve.